Salve, io sono Monkey Simon e qualche giorno fa nella sezione community di questo canale vi ho chiesto tramite un post quale altra collaborazione avreste voluto qui su Fortnite, visto che questa stagione 5 del capitolo 2 è praticamente all'insegna delle collaborazioni, quindi una più o una meno poco cambia. Ed anche se questa stagione ormai è agli sgoccioli al momento della registrazione di questo video, è lecito pensare che le collaborazioni non siano finite e che in futuro ne vedremo molte altre. Tra le vostre risposte ci sono state molte proposte variegate e alcune di esse sono veramente molto interessanti. Ma tantissime però non sono fattibili. Alcune di queste sono fatte col cuore e forse chi ha fatto la proposta sa che non sono fattibili, ma sognare non costa niente. Ma alcune di queste proposte che non si potrebbero mai realizzare hanno avuto comunque un grande seguito. Seguito composto da gente che vorrebbe realmente vedere queste collaborazioni che però nella realtà dei fatti, all'atto pratico, non si potrebbero mai concretizzare per una serie di ragioni. E in questo video voglio prendere 5 collaborazioni che avete nominato più spesso e spiegarvi il perché purtroppo non sono fattibili. La prima è la meno fattibile tra tutte, Pokémon. Ragazzi, è impossibile che vedrete Pokémon su Fortnite. Levatevelo dalla testa, sognate, perché va bene, sognare è bellissimo, ma nella realtà non lo vedrete mai, per una serie infinita di ragioni. Anzitutto, ai fini del gameplay non potreste vedere i Pokémon perché hanno tutti quanti forme e proporzioni differenti. Potreste mettere sicuramente i Pokémon più famosi, va bene, ma hanno comunque sia tutti quanti forme e proporzioni, grandezze differenti. Al massimo li potreste vedere, se mai si dovesse fare una cosa del genere e non si farà, come backpack o come pet, lasciando l'azione di gioco a delle skin umane che comunque sia in Pokémon si vedono. Ma anche se si ovviasse al problema del gameplay con una soluzione tipo questa, ci sarebbero dei problemi che affondano le radici in questioni un pochettino più complicate, come ad esempio quella del mercato e le questioni dei diritti. Perché insomma, a meno che voi non siete nati ieri, saprete tutti quanti che Pokémon appartiene alla Nintendo. Sì, qualcuno mi potrebbe dire: no, ma Pokémon appartiene alla società che si chiama The Pokémon Company. È vero, ma una parte dei diritti la detiene comunque la Nintendo. Ciò significa che molte decisioni le può prendere anche Nintendo, e sapete benissimo come agisce Nintendo. Nintendo non lascia collaborare molte altre aziende, non lascia toccare i suoi brand ad altre aziende, salvo alcune eccezioni. È un'azienda che si è costruita il suo universo e che si coltiva il suo orticello in santa pace. Ha delle politiche molto chiuse, nonostante con la Nintendo Switch ci siano stati molti più giochi multipiattaforma e che quindi si sia vista un'apertura maggiore da parte di Nintendo, è vero, ma comunque sia le basi non vengono cambiate e molte delle proprietà intellettuali di Nintendo non le vedrai mai collaborare con cose che appartengono a Sony o a Microsoft o che possono interagire con loro. E qui già vi sento arrivare: no, ma anche Simon, ma se tu vedi su Smash Bros ci sono i Pokémon che interagiscono anche con Steve di Minecraft, e Minecraft si sa che adesso è di proprietà della Microsoft, quindi interagiscono tra loro i personaggi della Nintendo con i personaggi esterni alla Nintendo. Sì ragazzi, è verissimo, ci sono dei personaggi che non sono Nintendo al 100% su Smash Bros, però ricordiamoci che tutti quanti i giochi dove ci sono Mario o i Pokémon che sono solo e soltanto di Nintendo, che fanno collaborazioni con altri brand, stanno comunque su videogiochi che si trovano solo e soltanto su Nintendo. Per farvi capire, se Smash Bros fosse multipiattaforma e quindi non soltanto esclusiva Nintendo, i Pokémon o Super Mario là sopra non ci vedreste mai. E Fortnite, che sta su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, un accordo del genere non lo potrà mai siglare. È stato veramente bello poter vedere Master Chief su PS4 e Kratos su Xbox, però insomma questa è stata un'eccezione che spero si possa ripetere un po' più spesso. Ma Nintendo su queste cose non scherza e non è di manica larga, purtroppo. Nintendo c'ha la sua miniera d'oro e non la condivide con nessuno, solo con se stessa. Un'altra collaborazione che mi avete nominato in tantissimi, ma che purtroppo non si può fare, è quella con Dragon Ball, che è stata persino avvalorata da un video fanmade di un utente che ha moddato Fortnite inserendo le skin di Goku e Vegeta con tanto di emote, stili, trasformazioni e poteri in game, che se si trovasse un accordo tra Toriyama, Toei Animation ed Epic, in game sarebbe tranquillamente fattibile, è vero, ma purtroppo il non poter fare questa collaborazione è avvalorato a sua volta di nuovo da una questione di diritti. Sicuramente a Toriyama gli piacciono i soldi e chi lo conosce lo sa,
Però è anche vero che lui non fa collaborare Dragon Ball con brand esterni. Praticamente Dragon Ball collabora soltanto con altri anime manga, soprattutto se conosce gli autori ed è in amicizia. Quindi perché mai dovrebbe collaborare con un game as a service occidentale che niente ha a che vedere con il suo ambito? Dragon Ball sarà sicuramente un brand che viene spremuto come un limone per fare soldi, però sempre entro certi limiti. E credo che Dragon Ball sia talmente blindato per la sua importanza che fare una collaborazione con quel tipo di brand non deve essere poi così facile, non deve essere poi così raggiungibile. Altra collaborazione che mi avete nominato in tantissimi è quella con Assassin's Creed. E se pensiamo al fatto che le prime skin erano riferimenti ad altri videogiochi, alcune erano riferimenti ad altri videogiochi, che poi sono arrivati per davvero, tipo appunto Kratos e Master Chief, allora c'è da pensare che ad esempio la skin della Season 8, quella del pirata, quella che ricorda il protagonista di Assassin's Creed 4, Black Flag, faccia pensare che prima o poi la Epic collaborerà con Ubisoft per portare i personaggi di Assassin's Creed e magari altri videogiochi della Ubisoft su Fortnite. Domanda più che legittima, ma perché la Epic fino ad ora non ha ancora collaborato con Ubisoft? Perché Epic ed Ubisoft in questo momento sono concorrenti, sono rivali. Ma rivali in che cosa? A quanto pare Ubisoft ha un suo battle royale che si chiama Hyperscape. Alcuni lo conoscono, altri no, praticamente perché questo battle royale è un pochettino più in ombra rispetto ai classici Apex, Warzone, eccetera eccetera. C'è, esiste e prova a concorrere con tutti quanti gli altri battle royale, quindi la Ubisoft perché mai dovrebbe collaborare con la sua concorrenza? Perché mai dovrebbe prestare i suoi personaggi ad un battle royale che sarà giocato e non è il suo? Ed anche se qualcuno proponesse un accordo tipo si scambiano un pochettino di personaggi a vicenda, perché mai Epic dovrebbe far spostare un po' di utenza da Fortnite ad Hyperscape, dando popolarità ad un battle royale che potrebbe piacere agli utenti di Fortnite e che magari a Fortnite potrebbero non giocarci più? Sarebbe tipo la collaborazione più inutile della storia e francamente fino a che continuerà ad esistere il battle royale di Ubisoft non vedremo i personaggi di Ubisoft su Epic Games, su Fortnite. Quindi scordatevi Ezio Auditore con lo scaracca. Mentre Minecraft è un'altra collaborazione che va per la maggiore, che è stata tra le altre cose avvalorata dal fatto che hanno inserito Steve all'interno di Smash Bros e quindi è per forza devono fare la collaborazione con Minecraft, perché Minecraft e Fortnite sono i giochi attualmente sul tetto del mondo, sono i giochi che hanno segnato e stanno segnando l'infanzia di molte persone. È impossibile che non collaborino. Ma ne siamo sicuri? Perché anche se collaborassero, visto che Microsoft ha tranquillamente concesso Master Chief all'interno di Fortnite e Minecraft appunto è della Microsoft, come ce lo metti Minecraft all'interno di Fortnite? Soprattutto come ce lo metti Steve? Perché potrebbero farti tranquillamente il backpack e il piccone di Minecraft, sarebbe fattibile. Ma la skin? Non mi potete fare l'esempio di Smash quando lì ci stanno personaggi con proporzioni, mosse e abilità differenti, mentre su Fortnite tutti quanti sono standardizzati e ne cambia soltanto l'estetica. Ok, qualche skin sicuramente è più larga o più alta e quindi c'ha l'hitbox che leggermente svantaggia il giocatore, è vero, però bene o male tutti quanti sono alti e larghi uguali e c'hanno tutti quanti gli stessi movimenti. A qualcuno gli cambierà il suono dei passi per renderlo più esclusivo, ma tutti quanti i personaggi di Fortnite sono uguali, cambia soltanto l'estetica. Non è minimamente paragonabile con Smash, dove ogni personaggio è differente dall'altro ed è praticamente un mondo a parte. Cioè, come lo realizzi Steve de Minecraft tutto rigido, tutto cubettoso, in un gioco dove i movimenti comunque sia devono essere standardizzati e resi uguali agli altri? E penso pure che le proporzioni non siano manco le stesse. Cioè, non è fattibile per niente. Ho visto pure che alcuni tizi che fanno i concept hanno provato a umanizzare Steve e Alex, appunto per renderli più facili da introdurre all'interno di Fortnite. Ma a questo punto, no? Se loro non sono più uguali a come appaiono in game, visto che appunto su Smash li vedi proprio come sono nel loro gioco di appartenenza, che senso avrebbe comprarli? Cioè, tu staresti comprando non Steve ed Alex, ma dei cosplayer di Steve e Alex. Lì sì che parleremo dei personaggi rovinati, ma semplicemente perché non c'entrerebbero niente. Qui non c'entrano i diritti, è una questione di gameplay, e non me poi fa una roba del genere con Steve gigante tutto squadrato, come se fosse una di quelle mod di GTA dove vedi SpongeBob gigante con le hitbox tutte rotte perché non rispetta ovviamente quelle degli esseri umani di GTA. Bello Minecraft, mi piace pure a me, è bellissimo, è un gioco che ha fatto la storia dei videogiochi e lo si potrebbe analizzare all'infinito, mi piace un botto, ma su Fortnite... No,
L'ultima collaborazione che mi avete nominato non è che è impossibile o non è fattibile. Non è possibile o non è fattibile adesso. Ma se mai si dovesse fare, e io sono certo che si farà, la si farà in futuro. E mi sto riferendo a Spider-Man. È dalla season 4 del capitolo 2 che si sta a parlare di Spider-Man. Giustamente quella lì era la season Marvel, erano stati introdotti eroi molto importanti come Thor ed Iron Man. Quindi era lecito pensare, ma quando arriva Spider-Man? Perché non si può parlare di Marvel senza Spider-Man. È giustissimo, eppure Parsox ha adottato sto ragionamento e c'ha ragione. Come mai non l'hanno messo neanche nello shop durante il corso della stagione e nemmeno in quella successiva quando hanno presentato altri eroi Marvel, perché appunto il sodalizio tra Marvel ed Epic è pluriennale e quindi continuerà negli anni? Come mai? Perché non se ne è sentito parlare manco una volta? Perché non si giocano sta carta importantissima? Beh, anche io pensavo che sarebbe uscito durante la stagione 4 del capitolo 2, a logica. Però ho sempre pensato che non l'avrebbero mai fatto uscire a caso, perché è troppo importante. Lui è il volto della Marvel, quindi questa carta se la sarebbero dovuta giocare bene. Però qual è il pretesto giusto per far uscire Spider-Man? Qual è il momento giusto? Quando è che devi far uscire Spider-Man per renderlo il più proficuo possibile? E ora come ora è ovvio pensarlo, visto che appunto hanno annunciato il titolo del film. Il terzo film di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Quale miglior periodo se non quello a ridosso dell'uscita del film di Spider-Man per far uscire Spider-Man nello shop? Ha senso! E dopo tutti quanti sti supereroi è impensabile che non mettano Spider-Man, soprattutto perché, come ho detto prima, è il volto da Marvel. E non ci sarebbe il benché minimo problema a realizzarlo, visto che appunto per proporzioni ci stiamo, è un normalissimo essere umano alla fine, a parte ragnatele e tutto il resto. Anzi, io sono pure convinto che in realtà la skin di Spider-Man sia già pronta e che non è nei file di gioco, ma negli archivi di Epic. Lì pronta per essere inserita nel gioco al momento giusto. E quel momento giusto è l'uscita del film di Spider-Man, e se parla del dicembre 2021. E pubblicarla adesso non ci avrebbe molto senso, oltre al fatto che probabilmente la Epic ha delle clausole che gli impongono di pubblicarla ad un certo momento, e quel momento sarà proprio l'uscita del film, in quanto quando tu farai uscire per la prima volta la skin di Spider-Man, tutti ne parleranno, e se tu invece riproponessi le skin di Spider-Man, perché magari potrebbero pure essere più di una, dopo per una seconda o una terza volta a ridosso del film, non è che tutti quanti ne parlerebbero come la prima volta, e quindi avrebbe senso far parlare tutti quanti per la prima volta della skin di Spider-Man proprio quando sta uscendo il film, così accresce ancora di più la popolarità e l'interesse verso il film, che già si vende da solo in realtà, ma il marketing non è mai abbastanza. Però ora, cari Monkeys Monkeys, voglio sapere la vostra, vorrei sapere se, nonostante tutte queste spiegazioni, vorreste ancora queste collaborazioni, magari sognando visto che appunto non sono più fattibili. Oppure scrivetemi che cosa ne pensate di tutto ciò. Sapete benissimo che la sezione commenti di questo canale è un posto sicuro e vi leggo molto volentieri. Come sempre vi ringrazio per tutto quanto il supporto che state dando a questo canale, apprezzo tantissimo. E fatti i dovuti e meritati ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Basta collaborazioni! Oh, oh, oh. Andiamo a fare benza. Andiamo a fare benza, uevo. Uevo! Ah! Uevo! Uevo! Ma uevo! Ma che cazzo! Uevo! Uevo! No, no, mi chiamo! No! No!